Jack, azione! Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo di nuovo qui in questa cucina a preparare un'altra ricetta sempre a base di riso col pollo. Ma chiamiamo un ospite veramente speciale. Lei è l'unica e sola Mamma Africa! Ciao a tutti! Benvenuti di nuovo della mia cucina. Perfetto! Ragazzi, benvenuti di nuovo nella cucina di Mamma Africa. Oggi siamo qui con una nuova ricetta, sempre a base di riso col pollo, molto 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 particolare, diversa da quella che abbiamo portato la scorsa volta. Questa ricetta si chiama Fried Rice ed è una ricetta ghanese ed è un riso speziato a base di verdure e carne. Buono, buono. Come mamma? Buono. Buono, sì, buono. Buonissimo. Buono. Quindi ragazzi, cosa aspettiamo? Se prima di iniziare con questo video, non dimenticatevi di iscrivervi al canale e di commentare qua sotto la prossima ricetta che volete vedere con Mamma Africa. Ok? Quindi ragazzi, mettete like, iscrivetevi e iniziamo questo video. Ok, iniziamo ad elencare gli ingredienti di questa ricetta ed avremo bisogno di uova, dado di gambero africano, pepe nero, cipolla, zenzero, rosmarino, aglio, il nostro pollo, il riso, peperoni, olio, piselli verdi, carote, cipollotti verdi, macinato di manzo in scatola. Ok, iniziamo subito la nostra preparazione preparando il condimento per il pollo che sarà il primo ad andare in cottura. Ok, quindi adesso Mamma Africa sta preparando il condimento per il pollo e sta tagliando le cipolle così, perfetto. Dopo aver sciacquato il nostro pollo insieme alle frattaglie di tacchino, adesso andremo ad unire cipolla, perfetto, e andremo a unire il nostro condimento che abbiamo appena frullato. Così, perfetto. Uniamo due dadi, così. Vedete la tecnica che utilizza Mamma Africa per unire questi dadi, perfetto. Bene. E saliamo il nostro pollo, così. Perfetto. Ora non ci rimane che aggiungere leggermente un po' d'acqua e metterlo sul nostro fuoco. Thank you.
Ciao, come state? Sì, non ti possono rispondere, mamma. Vabbè, poi io lo spiegherò, ecco. Perfetto ragazzi, adesso dopo che il nostro pollo ha finito di cuocere, dopo ben un'ora di cottura insieme alle nostre frattaglie, è giunto il momento di scolare il nostro pollo e cuocere il riso direttamente dentro al suo brodo, in maniera tale che il riso prenda bene il sapore del brodo. Perfetto, adesso non ci rimane che separare le nostre frattaglie dal nostro pollo, perché poi dopo le andremo a tagliare a cubetti, le nostre frattaglie, a cubetti sottili. E ci aggiungiamo un po' di curry. Vado pure col curry, signora mamma Africa. Vada pure col curry. Vada. Oh che bella roba. Ah, bella roba, curry. Il riso col pollo col curry. Uniamo il nostro riso. Perfetto. Nel mentre mescoliamo. Così. Perfetto, diamo una bella mescolata al nostro riso che si cuocerà dentro al brodo di pollo e le nostre frattaglie di tacchino, e aspettiamo circa 25 minuti, mezz'ora, il tempo che si cuocia.
Ragazzi, finalmente, dopo ben 40 minuti di cottura, il nostro riso è finalmente pronto. E anche il nostro pollo, guardate come splende. Wow. Non ci rimane che cuocere le nostre verdure e il nostro piatto. Ora che abbiamo finalmente cotto le nostre verdure, fritte le nostre verdure, è giunto il momento, ragazzi, di unire il tutto, di unire gli ingredienti e creare il nostro fried rice, che dal nome fritto, che significa riso fritto. Come avete potuto vedere da questo video, abbiamo fritto le verdure, abbiamo fritto il riso, abbiamo fritto la carne, abbiamo fritto un po' di tutto. Ed è così questa ricetta. Adesso mamma Africa sta... Adesso mamma Africa sta aprendo la carne in scatola, la carne di manzo in scatola, che dopo andremo a unire insieme al nostro riso e sarà un connubio, un'esplosione di sapori insieme a tutto il resto che abbiamo fatto fino adesso. Giusto mamma? Sì. Allora, adesso iniziamo a comporre bene i nostri ingredienti. Quindi abbiamo il nostro riso, abbiamo la carne di tacchino tagliata a cubetti e abbiamo le nostre verdure qua. Aggiungiamo un po' di olio in padella, ok? Mettiamo un po' di olio in padella, lasciamo un attimo prendere un po' di calore all'olio e iniziamo per prima con le uova, signori e signori. Quindi prendiamo il primo uovo e ce lo sbattiamo dentro in padella, così. Prendiamo il secondo e facciamo la stessa cosa. Prendiamo due uova. E poi andiamo a strapazzare l'uovo, così.
tempo andiamo a prendere il nostro carne, il nostro carne di manzo scatola, il nostro beef, così lo chiamiamo, si chiama con beef, il nostro beef, e lo soffriggiamo insieme all'uovo, così ragazzi. Prendiamo il sale e ci mettiamo un pizzico di sale, quanto basta. Prendiamo questi cipollotti, prendiamo i nostri bei cipollotti e andiamo a soffriggere insieme al nostro beef e insieme all'uovo, così. Soffriggiamo tutto insieme.
Ed ecco voi il nostro fried rice, ragazzi. Ecco la ricetta completa. Ecco il nostro piatto completo. E voilà. Guardate che bellezza, guardate che splendore. Adesso non ci rimane che assaggiarlo. Allora ragazzi, com'è questo riso? Vi sta piacendo o non vi sta piacendo? Descrivetemi un po' questi gusti, questi sapori. Buonissimo. Dimmi, Vale, buono? Brava mamma Africa. Brava mamma Africa. E brava la mamma Africa che ha cucinato questo splendido riso. Sì. Grande. Ragazzi, che dire, questo riso è buono, questo riso piace, non mi resta che farlo anche voi a casa e farmi sapere qui sotto nei commenti come vi è venuto e se vi è piaciuto soprattutto questa ricetta, perché noi adesso purtroppo ci dobbiamo salutare. Qui da Mamma Africa, da Off Samuel and Company, noi vi salutiamo. E ci vediamo in un prossimo appuntamento, una prossima ricetta qui su YouTube. Let's go! No. Vai. Jack, azione! Vai giù! Ma che... Devi guardare qua, guarda qua! Jack, azione! Ma io vi dico, devo solo basta, ma... Dado di pesce, pepe nero, cipolla. Che cazzo. No, ragionino.